Da Santa Giusta di strada se n'è fatta parecchia. Dopo l'esilio forzato a Bazzano, il girone dei Colosi torna finalmente a casa, in pieno centro. In piazza della Prefettura, la tenacia di Raffaella Cimmino e Tiziana Picuti hanno accolto clienti e turisti per un ritorno in grande stile. Un locale bello, semplice, essenziale, caffetteria e ristorazione veloce, così come si faceva un tempo, e tanta davvero l'emozione. Grandissima emozione, perché noi eravamo speranzosi di farlo. Noi siamo nati per passione, io e la mia socia Tiziana Picuti, abbiamo creato questo locale per passione, il Girone dei Colosi, perché volevamo appunto riproporre i prodotti del territorio abruzzese in un ambiente confortevole e bello, dove la gente si poteva rilassare. Dopo il sisma del 2009 siamo stati, ecco, un po', diciamo, in periferia, però sempre in un ambiente molto carino, insomma, abbiamo dato la possibilità lì anche di una bella casetta di legno dove confortare quel momento terribile, però la nostra speranza era sempre quella di ritornare in centro, e finalmente questa sera ti nascondo che ci sono stati veramente tantissimi sconforti, perché abbiamo lavorato dalla mattina alla sera con un cantiere, cioè attaccavamo alle 8 e staccavamo alle 5 insieme a loro. Ci sono stati tantissimi momenti difficili, però tanto la tenacia, la caparbietà di voler riuscire, abbiamo riacceso questa luce in questo posto che ancora, come vedete, molto, c'è molto da fare, però insomma noi speriamo di riaccendere questa luce a chi dovrà tornare a vivere qui in queste case, a chi vorrà passeggiare in questa strada, a chi, tutte le persone che verranno a trovarci anche da fuori per rivedere questa bellissima città che sta rinascendo. Riaprite in una settimana piena di vita, quella della Perdonanza, dove ci sono tante persone. Che cosa offrirete ai clienti? Colazioni, pranzi? Voi siete conosciuti molto appunto per la prelibatezza dei vostri cibi, per la qualità e la genuinità. Sì, noi praticamente abbiamo iniziato appunto con un ristorantino gourmet, e quindi riproponendo delle piccole specialità abruzzesi con un tocco di creatività. Poi, quando dopo il terremoto, abbiamo aggiunto alla nostra esperienza precedente la caffetteria con i dolci artigianali, e abbiamo un po' tradito l'Aquila, però abbiamo preso un caffè napoletano, che sappiamo che insomma a Napoli il caffè è buono, e l'abbiamo introdotto. Quindi diciamo faremo un po' un misto tra una caffetteria, diciamo, non la chiamo bar, la chiamo caffetteria con dolci artigianali, e una piccola ristorazione, perché il locale è piccolino, però una piccola ristorazione veloce dove noi avremo modo di coccolarci con queste persone. Però poi faremo anche degli aperitivi cenati, molto con i prodotti tipici, pizze fritte con i pomodorini, delle prelibatezze che sicuramente ci hanno accompagnato e accompagneranno ancora, spero per un bel po' di tempo, adesso che non ci siano più problemi. In bocca al lupo allora, e viva l'Aquila! Grazie, viva l'Aquila!